La coppia che si è formata a Uomini e Donne, composta da Brando e Raffaella, hanno rivelato di essere pronti a farlo, non importa la loro giovane età o il fatto di stare insieme da poco. Ecco che cosa è emerso. Uomini e Donne è finito da poco e i fan stanno già contando i giorni che li separano dalla prossima stagione televisiva. Se non succede nulla all'improvviso, il dating di Maria De Filippi dovrebbe iniziare come sempre, le registrazioni della prossima edizione, dopo le vacanze estive. Di indiscrezioni se ne stanno leggendo moltissime, da cambi improvvisi tra gli opinionisti a ritorni sul trono, per non parlare di quelli nel parterre, arrivando a quell'addio inaspettato. Ovviamente è ancora presto per sapere cosa ci riserverà la nuova stagione dello show di punta di Mediaset. Per ora quindi, tutto quello che leggiamo, finché non otterremo una conferma in merito, potremmo inserirli nella categoria del pettegolezzo. La nuova rivelazione invece che ci apprestiamo a raccontarvi, è uscita dalla bocca del diretto interessato, motivo per cui i fan possono realmente iniziare a sperare. Stiamo parlando di una delle ultime coppie uscite da UED, cioè quella composta da Brando Efrikian e Raffaella Squotto, la cui dichiarazione ha lasciato tutti senza parole. Così giovani, sono già pronti a farlo a dispetto di tutti coloro che davano la loro storia già, come spacciata. L'annuncio a distanza di Brando e Raffaella. La frequentazione tra Brando Efrikian e Raffaella Squotto in questa edizione appena conclusa di Uomini e Donne, ha lasciato tutti i telespettatori con il fiato sospeso per molto tempo. A prescindere da quel triangolo che si era venuto a creare tra loro due, e l'altra corteggiatrice, Beatrice Dorsi. Tra di loro abbiamo visto litigi, pianti e infine quella scelta che tardava ad arrivare, finché il tronista non ha scelto la sua bella e insieme, mano nella mano, sono usciti dal dating di Maria De Filippi. Nonostante le voci che li vedevano già ai ferri corti, i due ragazzi appaiono più innamorati che mai. Una nuova fase del loro rapporto, a dimostrazione del fatto di quanto quei rumor fossero infondati, Brando Efrikian ha rilasciato delle interessanti rivelazioni a casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni. Ha parlato degli alti e bassi che lui e la sua bella, Raffaella Squotto, hanno avuto dopo l'uscita da Uomini e Donne, pare ad oggi risolti. Come ogni altra coppia, i due si sono presi del tempo per conoscersi meglio, arrivando poi a quella rivelazione del tutto inaspettata. Nel corso di queste settimane mi sono reso conto che più stiamo insieme, più stiamo meglio e che più siamo lontani e più stiamo peggio. Ad oggi ti dico che ci sto pensando, alla convivenza. Si accettano scommesse, secondo voi entro quanto Brando e Raffaella andranno a convivere insieme?